macchine a decine di migliaia di chilometri cercano, va ovunque, paese per paese, cercano sempre in tutti i modi di fermarlo. Insulti, bastoni, sassi, petardi, ma la sua forza e il sostegno della gente sono troppo forti per quei quattro comunisti mantenuti con lui e con la ruspa. Abbatteremo i campi rom, i centri sociali e pure il governo Renzi. Matteo! Fino in fondo, Matteo! Devo dire che stanotte non ho dormito e ho fatto bene a non dormire, perché siete uno spettacolo straordinario. E il grazie a voi, a chi ha fatto centinaia di chilometri per venire fino a qua. E spero di regalarvi 10 minuti, un quarto d'ora di contenuti, non di paura, non di rabbia, non di rancore. Noi siamo qua oggi per costruire speranza, per preparare il futuro, per pensare ai nostri figli. La paura e l'insulto lo lasciamo Renzi alle sue damigelle. Non ci interessa insultare il prossimo, anche perché non abbiamo paura di niente e di nessuno. Prima però mi si permetta, l'anno scorso quando ho cominciato questa incredibile avventura abbiamo piantato un albero là alla mia destra, che era un alberello, per ricordare i tantissimi leghisti, tantissimi fratelli e tantissime sorelle che sono passate negli scorsi 25 anni su questo prato e che adesso non ci sono più, ma ci seguono da lassù. E quindi, siccome l'albero cresce, torno anche quest'anno a dedicare 2 minuti di note musicali ai fratelli e alle sorelle che ci stanno seguendo da lassù, e noi combatteremo e vinceremo anche per loro. Thank you.
Grazie. E senza voler mettere i cappelli su altre piazze, ieri ho mandato un abbraccio alla piazza di Roma che senza partiti e senza sindacati ha riempito di mamme, di papà e di bambini piazza San Giovanni per costruire il futuro, e quindi idealmente chiamiamo sul palco quello che è il nostro futuro e quello che dà il senso alla nostra militanza politica, che sono i bimbi e le bimbe che dovranno poter lavorare in questa terra senza essere costretti a scappare dall'altra parte del mondo. Loro sono il nostro futuro e sono bambini e bambine, papà e mamme. Non esistono il genitore 1 e il genitore 2. Il buon Dio fortunatamente ci ha fatto diversi. E questo è l'orgoglio per cui stiamo lavorando. Uso questo. È questo il senso del nostro impegno. La scelta della Lega è una scelta di normalità. Noi non proponiamo cose straordinarie o irrealizzabili. Sono altri i fenomeni che comprano i voti con gli 80 euro. Noi proponiamo un paese normale, per persone normali. San Francesco d'Assisi scriveva e diceva, e questo lo giro a voi come impegno, questo mi piacerebbe che fosse l'impegno di ciascun militante che è su questo prato. Cominciamo a fare ciò che è necessario, poi facciamo ciò che è possibile e all'improvviso ci sorprenderemo a fare quello che sembrava impossibile. E noi cambieremo questo paese partendo dalle cose necessarie, dalle cose possibili e cambiando anche l'Europa, che è un'Unione Sovietica criminale. Perché questa Unione Europea è un covo di criminali che vogliono ammazzare le identità e le diversità, e noi renderemo possibile col nostro coraggio e la nostra pazienza quello che sembrava impossibile. Come? Se serve andando controcorrente e quindi ribadendo che tutti hanno parità di diritti e di doveri, che non è compito dello Stato entrare in azienda, in cucina, in salotto, in camera da letto, che ognuno vive la sua affettività e il suo concetto di famiglia come vuole, però il matrimonio si fa fra l'uomo e la donna e i bimbi vengono adottati dalla mamma e dal papà. Da questo non si scappa. E se dalle parti del Partito Democratico qualcuno dice che parlare di famiglia e parlare di figli è un concetto medievale, io dico viva il Medioevo piuttosto che la barbarie che qualcuno da Bruxelles ci vorrebbe imporre. Normalità e speranza, lavoro e sicurezza. Io invidio gli inglesi che non hanno Renzi ma hanno Cameron. Io invidio gli ungheresi che non hanno Renzi ma hanno Orban. Io invidio i russi che non hanno Renzi ma hanno Putin. Io invidio le persone normali e i governi normali. L'impegno della Lega è chiaro, da nord a sud, ed è un patto d'onore con le persone per bene. Guardate in faccia chi avete di fianco in questa domenica 21 giugno, stringete la mano a chi avete alla vostra destra e alla vostra sinistra e magari non lo conoscete, perché oggi si fa la storia.
qua mettiamo impegno la nostra vita per permettere ai nostri figli di vivere tranquillamente, normalmente e serenamente nella terra dei nostri nonni. Questo è l'impegno che io vi chiedo. Se serve, con la nostra vita, per delle battaglie di normalità, dicevamo. Battaglie di normalità vuol dire fare quello che ci siamo impegnati a fare. Uno, via la legge Fornero, che è una legge infame. Due, via un altro strumento di tortura fiscale indegno di un paese civile come gli studi di settore. Il primo ladro è lo Stato in Italia. Non si deve permettere lo Stato di mandare 200.000 avvisi. 200.000 nostri concittadini stanno ricevendo una lettera di verifica sugli studi di settore. Noi gliela faremo ingoiare questa lettera sugli studi di settore. Tu mi tassi se io guadagno qualcosa. Se non guadagno niente, non ti pago niente. Via l'IMU sui terreni agricoli, via l'IMU sui capannoni, via l'IMU dalla prima casa e dai negozi sfitti. Non siamo a Cuba, non siamo in Unione Sovietica. Vogliamo un paese libero, moderno, normale. Un paese normale, uno Stato normale, ti tassa in maniera giusta. Noi su questo abbiamo l'unica proposta seria per far ripartire il paese. Aliquota fiscale unica al 15% uguale per tutti. Al 31 dicembre mi dai il 15% di quello che hai incassato. E allora sì, che se continui a evadere anche il 15%, ti metto in galera e butto via la chiave, ma solo con una tassazione giusta. Via subito le sanzioni economiche contro la Russia, che ci stanno costando migliaia di posti di lavoro. E soprattutto, la cosa più grave in assoluto, c'è qualcuno che pensa di far tornare la guerra in Europa. E la cosa più grave nei confronti di questi bambini, i criminali che schierano le truppe della NATO ai confini della Russia, sono dei criminali che magari vogliono liberarsi di qualche missile o di qualche cannone. Infilateveli dove dico io i vostri missili. Noi vogliamo vivere in pace, in pace, vogliamo vivere in pace, tranquillamente. E poi saremmo noi quelli cattivi. Quelli cattivi sono quelli che hanno 5.000 morti sul fondo del Mar Mediterraneo sulla loro coscienza per arricchire mafia capitale. Quelli sono i delinquenti razzisti. Quelli sono i razzisti. Noi dobbiamo aiutare l'Africa a crescere in Africa. Gli altri sono i colonialisti, gli sfruttatori, i nuovi schiavisti. Una persona realmente buona e generosa non butta via i soldi per mantenere negli alberghi di mezza Italia non dei migranti ma dei clandestini. Una persona buona li spende in Africa quei soldi. E mi si permetta, io non mi permetterei, come hanno scritto alcuni giornali, di attaccare il Papa. Chi sono io per poterlo fare? Sono l'ultimo dei buoni cristiani, ho solo da imparare. Però rispetto chiama rispetto, quindi è giusto che il pontefice
inviti all'aiuto di tutto il mondo, ma è altrettanto giusto che chi è pagato dai cittadini italiani per fare gli interessi dei cittadini italiani si preoccupi prima della sua gente e poi di tutto il resto del mondo. Col massimo rispetto, col massimo rispetto, anche perché qualche grande uomo di chiesa, e penso al per me indimenticato, indimenticabile Monsignor Alessandro Maggiolini, vescovo di Como, diceva: un conto è la libertà di religione, un conto è la libertà di invasione, e questi ci stanno invadendo. Buono sì, fesso no. Cristiano sì, ma autolesionista no. A me fa piacere che oggi Papa Francesco a Torino abbia trovato il modo e il tempo di incontrare anche dei Rom. Sono sicuro che avrà incontrato anche dei torinesi esodati, cassintegrati, sfrattati o disoccupati. Ne sono sicuro. E quindi non ho bisogno neanche di dirlo. Un paese normale aiuta i nostri ragazzi a fare dei figli, copiando la Francia, e questo è un nostro impegno quando andremo al governo, con gli asili nido gratuiti per tutti i bimbi fino a 2 anni, per aiutare le mamme e i papà a soffrire di meno. E si può fare, e si può fare, perché i soldi ci sono, basta volerlo. I soldi ci sarebbero, ad esempio, se si mandassero da domani mattina, come chiedeva Luigi Einaudi del 1943, a lavorare tutti i 100 prefetti che voi pagate perché trovino casa ai clandestini, e lasciamo che siano i sindaci a garantire l'ordine pubblico. Normalità vuole che il lavoro sia rispettato, e penso ai 400.000 infermieri italiani che per lavorare decentemente devono scappare all'estero, perché per qualcuno è più comodo sfruttare chi arriva dall'estero, magari con false cooperative, pagati 4 euro all'ora, senza capire una parola di italiano e dimenticandosi i nostri anziani nelle corsie di ospedale. Gli infermieri italiani sono i migliori al mondo e devono poter lavorare in Italia per la nostra gente, che si merita il meglio. E questo vale per i vigili del fuoco, vale per le centinaia di migliaia di commercianti ambulanti che l'Europa vorrebbe mettere in ginocchio con una direttiva folle. Giù le mani dai nostri mercati, giù le mani dalle nostre spiagge. Le vostre direttive ve le faremo ingoiare a Bruxelles. Qua lavora la nostra gente, come si fa da tanto tempo in un paese normale. E questo per me è un impegno d'onore: polizia e carabinieri potranno tornare a fare polizia e carabinieri. Polizia e carabinieri dovranno tornare a fare polizia e carabinieri, senza timore di essere denunciati dal primo spacciatore di turno, perché un Parlamento che approva il cosiddetto reato di tortura per impedire agli uomini delle forze dell'ordine di lavorare è un Parlamento che sta con i ladri e con i delinquenti, e noi invece stiamo con le guardie, non con i delinquenti. In un paese normale non chiami buona scuola quella che è una porcheria immonda, e in un paese normale una scuola che riconoscerà il merito e che tornerà veramente buona insegna tutta la storia a questi bambini, quindi giustamente insegna i crimini folli e feroci del nazismo, ma ai nostri figli insegna anche quello che è successo nelle foibe
e i crimini del comunismo. Non ci sono morti di serie A e morti di serie B. La storia non finisce nel 45, purtroppo o per fortuna. In un paese normale, visto che ci sono non qua, però una parte di ragazzi che hanno smarrito un po' di rispetto per il prossimo, un po' di senso della generosità, che non conoscono il dono incredibile del poter fare volontariato, in un paese normale viene reintrodotto un anno di servizio civile obbligatorio per aiutare tante associazioni di volontariato e per reinsegnare rispetto, educazione e convivenza con il prossimo a qualche coglione che invece va in giro a bruciare le macchine e a sfasciare i negozi. Bruciare le macchine non è rivoluzione, è un atto da poveri disgraziati. In un paese normale ci si occupa sul serio, e non solo in campagna elettorale, dei disabili veri, andando a beccare casa per casa tutti i disabili falsi e i medici corrotti che li hanno certificati e aumentando i 280 euro al mese, che sono una vergognosa elemosina, che dovrebbero far vergognare un ministro normale. Scusate un attimo. O siete. Matteo, 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 Matteo. Ti chiami anche tu Matteo? In un paese normale, e su questo recupereremo un po' di tempo perduto anche come Lega, ci si occupa seriamente anche della nostra terra e del nostro ambiente che lasciamo in eredità ai nostri figli, quindi con un no secco e senza mezze misure a ogni nuova colata di cemento che va a rubare terra e ossigeno ai nostri ragazzi, ma con un ambientalismo serio, non di quelli che dicono non toccare l'alberello e non togliere la sabbia dal torrentello, perché quelli sono gli ambientalisti idioti di città che poi fanno crollare le montagne e fanno esondare i fiumi. In un paese normale si tornano a curare e a dragare i fiumi e i torrenti, si tornano a tagliare gli alberi, perché i nostri nonni sono cresciuti tagliando gli alberi, altrimenti il terreno muore. E in un paese normale si permette ai volontari della Protezione Civile, ai nostri splendidi alpini e ai cacciatori di curare i loro boschi, di curare i loro boschi senza ipocrisie. In un paese normale anche la cultura deve essere libera. Un nostro impegno sarà di togliere una vergogna solo italiana che ammazza sul nascere tantissimi giovani che vorrebbero fare arte, musica, cultura, teatro e poesia. Il monopolio della SIAE è una cosa vergognosa che grida vendetta, che va eliminato domani mattina per permettere a chiunque di potersi esprimere. E io ringrazio quegli ancora pochi, ma saranno sempre di più, uomini della musica e dello spettacolo che senza il paraocchi, magari col portafoglio a sinistra e il cuore in Svizzera, hanno l'onestà di riconoscere che c'è qualche problema. E quindi ringrazio i Celentano, ringrazio i Giovanotti, ringrazio quelli che hanno un minimo di onestà intellettuale per riconoscere che non è necessario essere compagni per cantare bene. Anzi, ci sono dei compagni che cantano da schifo e che dovrebbero andare in miniera. È meglio un coro
senza fare nomi e cognomi. No, ma volete che io, di fronte a una marea umana come questa, a 50.000 spettacolari persone a Pontida e a tantissimi bambini per bene, volete che io abbia tempo da perdere per Fedez? Dai, no, no. Gela funò. Un anno di servizio civile anche per lui, dai, via, va. Così. Anche due. Io, a proposito di ringraziamenti, ringrazio anche quegli uomini di cultura, quegli scrittori, quei giornalisti che mi stanno dando tanto e che magari non hanno mai votato Lega e che magari non voteranno mai Lega. In questo ci dobbiamo distinguere dall'ottusità di sinistra, per cui se non la pensi come loro sei un nemico da abbattere. C'è gente che magari non la pensa come noi, ma su alcune battaglie ha tanto da insegnarci. E quindi io ringrazio i Pietrangelo Buttafuoco, gli Alberto Bagnai, i Massimo Fini, i Piero Stellino, i Luca Ricolfi, i Vittorio Feltri, gente libera di cui noi abbiamo bisogno per combattere il pensiero unico che ci vorrebbero imporre. No al pensiero unico, no alla moneta unica, no al cibo unico, viva le diversità. Io sono entrato in Lega perché amo le diversità. Il buon Dio ci ha fatto diversi, non migliori o peggiori, ma diversi gli uni dagli altri. E se ricordare questo ti comporta di essere processato per omofobia, è lo Stato che va processato, perché siamo diversi, tutti rispettabili, tutti con gli stessi diritti e doveri, ma diversi, diversi. E quindi la mia scommessa è questa: non cambiare la Lega. Io quest'anno faccio la 25esima tessera della Lega e ho 42 anni. Io sono nato e morirò, spero il più tardi possibile, con la Lega nel cuore, che non è un partito, è un'anima, è una passione, è un credo, è qualcosa che abbiamo dentro e che nessuno mai potrà toglierci. A me fanno tenerezza quelli che escono dalla Lega perché pensano di essere dei geni della politica, perché poi si perdono voi. Non faccio nomi e cognomi. No, no. Ho già giocato il bonus con Fedez. No. Ciascuno di voi si ricorda chi negli anni passati è venuto a spergiurare su questo palco. Oggi li avete visti. Sindaci, consiglieri regionali, governatori. Noi abbiamo candidato solo gente per bene, ma se a qualcuno per caso passassero per la testa i 5 minuti sbagliati, non devono aver paura di Salvini, devono ricordarsi di voi, devono tornare qua e ricordarsi di voi. Noi non dobbiamo fare paura a nessuno. Questa è la Pontida della gioia, della comunità, del sorriso. La rabbia lasciamola a Renzi, il rancore lasciamolo a Renzi e un pezzettino anche alla Boschi, lasciamolo solo a loro, a un governo non eletto e indegno. Abbiamo al governo dei pericolosi incapaci. La ruspa non la uso per i campi rom, la uso per il governo che è più pericoloso. La ruspa non è per i rom, è per Renzi. Prima mandiamo a casa Renzi e poi sgomberiamo i campi rom.
vado a esaurirmi perché mi sto esaurendo. La Lega non cambia. La Lega sono quei ragazzi che non conosco che si sono arrampicati sulla collina là di fronte e a cui va il nostro saluto e il nostro grazie, perché hanno il fisico di fare quello che io non ho più il fisico di fare. La Lega è una comunità di uomini e donne, di ricchi e di poveri, di pensionati e di giovani, di artigiani, di notai e di avvocati in giacca e cravatta e di agricoltori coi calli sulle mani. Non esistono più la destra e la sinistra, non esistono più fascisti e comunisti, esistono i produttori e i parassiti, e noi stiamo coi produttori, da nord a sud, da destra a sinistra. Noi stiamo con chi produce, con chi fatica, con chi lavora, con chi rispetta e con chi crede che l'Italia, anzi le Italie, staranno insieme se rispetteranno le splendide identità. Io stamattina ho parlato in quel prato con nostra gente stupenda che conosco da tanti anni, che è arrivata dal Friuli, che è arrivata da Cuneo, che è arrivata dalle Marche, ma ho incontrato tanta gente che si è fatta 1000 chilometri per arrivare dalla Sicilia, per arrivare dal Salento, per arrivare da Salerno. Siete miei fratelli, se vinciamo, vinciamo tutti insieme, e noi andiamo a vincere, e noi andiamo a governare l'Italia e a cambiare l'Europa, non alleandoci con il partito A o il partito B. Non mi interessano le alleanze partitiche, mi interessa parlare a quel 50% di italiani che non ci crede più e che sta a casa. Non mi interessa andare a parlare con Alfano, chi se ne fotte di Alfano. A me interessa andare a parlare con quell'esodato, con quel precario, con quel commerciante in rovina che non credono più alla politica, perché parliamo tanto e facciamo poco. È anche una mia autocritica. Vedremo di continuare a parlare, ma soprattutto a fare. E qua fate un boato, perché l'impegno per Zaia, per Maroni e per i nostri amministratori è di fare, 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 prima per la nostra gente, non solo amministrare, fare la rivoluzione. Non ci eleggono solo per pulire il tombino, sono capaci tutti di pulire il tombino. Noi dobbiamo far la rivoluzione, e se Roma sta strangolando i nostri sindaci, togliendo loro i soldi perfino per pulire i tombini, vorrà dire che la rivoluzione fiscale e lo sciopero fiscale, se lo Stato non si sveglia, lo facciamo noi con i nostri amministratori e con i nostri cittadini. Perché se devo morire, voglio morire in piedi, non in ginocchio. Questo è il mio impegno che mi prendo davanti a voi. Vi dico grazie di cuore, perché ci sono un po' di bimbi e di bimbe che si stanno chiedendo cosa sta succedendo di fianco a me. Ce n'è uno che dorme, si è svegliato, e veramente io non mi sono mai preparato un discorso, non l'ho fatto quest'anno che non ci ho dormito. Il discorso di quest'anno mio era questo foglietto fatto sul tavolino stamattina, perché il mio discorso, il mio obiettivo, la mia missione non la preparano 20 spin doctors o intellettuali a tavolino che mi mettono lì 5 citazioni, perché fare 5 citazioni latine fa figo. Non mi interessano le 5 citazioni latine. Il dibattito sul gerundio e il participio presente lo lascio a 3 sfigati. A me interessa
costruire un futuro migliore, e quindi il mio discorso non l'ho fatto a tavolino nelle scorse settimane, l'ho fatto in mezzo a voi, l'ho fatto ascoltandovi per 30 secondi ieri notte o stamattina, l'ho fatto parlando con quell'artigiano, con quell'agricoltore, con quel pensionato, con quel volontario che è da due giorni che sta grigliando quintali di salamelle, perché il mio discorso siete voi, io non ho niente da farmi insegnare da qualcun altro se non da voi. La scelta della Lega è una scelta di normalità, normalità, gioia, sorriso, felicità, normalità, pace, lavoro, qualche posto di lavoro in più e qualche immigrato clandestino in meno. Niente di eccezionale, niente di clamoroso. Io culturalmente e cristianamente sono contro la pena di morte, però per chi ammazza le porte della galera si aprono, si chiudono e non si riaprono più. Pena di morte no, ergastolo sì, altro che Fabrizio Corona in galera. Mandiamoci gli stupratori in galera, mandiamoci Schettino in galera, altro che Corona in galera. E se uno taglia un braccio a un controllore sul treno, in galera per tutta la vita, ma se in Italia hai lavori forzati, altrimenti al suo paese, così almeno non ci costa niente. Un paese normale, dove si va a scuola, dove si lavora, dove si studia, dove si usa anche la ruspa. Io non so che problema ha la Boldrini con la ruspa, forse perché la Boldrini ha un problema col lavoro, che è un'altra cosa, perché la ruspa serve alla gente che lavora, non agli intellettuali che parlano di accoglienza a spese degli altri. E quindi ora e sempre viva la ruspa, perché la ruspa rappresenta chi lavora. Lui si chiama Matteo, anche lui. Quanti Matteo ci sono sul palco? Cazzo, sulle mani Matteo sul palco. Beh, ci ha messi bene. Farete carriera, bravi. Nel PD, magari. No, anche no, anche no. Questo dipende dal modello educativo delle mamme e dei papà. Noi... Io chiudo con un messaggio a voi e a me. A voi e a me. Non ci sono salvatori della patria, non c'è Salvini che salva qualcuno, io da solo non vado da nessuna parte, io sono un essere umano come voi, con i tanti limiti e i tanti difetti che ha ciascuno di voi, non prendetemi per quello che non sono, non sono un essere eccezionale, tutt'altro, però sono una persona normale e in Italia in questo momento la normalità è già una dote assolutamente al di sopra dell'ordinario. Io mi sento una persona normale, vi chiedo di correggermi quando sbaglio, perché mi è capitato e mi ricapiterà di sbagliare, però lo dico ai segretari di sezione, ragazzi, aprire le porte sarebbe un delitto, non per la Lega, ma per il futuro dei nostri figli, che qualcuno di voi, che qualcuno di noi tenesse chiuse le porte delle sezioni adesso, magari facendo i conti sulle elezioni dell'anno prossimo, su chi va a fare il consigliere, chi va a fare l'assessore, chi va a fare il deputato, e quindi non rischio di far entrare in sezione qualcuno meglio di me, perché se entra in sezione qualcuno meglio di me, magari poi va a fare il sindaco al mio posto.
cerchiamo persone migliori di noi, apriamo le porte, non dobbiamo aver paura di confrontarci con chi è migliore di noi, se no facciamo come Renzi, perché l'avversario di Renzi, quello che sconfiggerà Renzi, non sono io. L'avversario di Renzi si chiama Matteo Renzi, è lui stesso, è la sua arroganza, è la sua boria, è la sua incapacità di scegliere le persone giuste, è il suo circondarsi di mediocri, perché quando ti circondi di persone mediocri tu svetti, ma alla fine vai a casa e non cambi il tuo paese. Io cerco in questo piatto con 50.000 splendide persone tanta gente migliore di me, che sicuramente c'è, che verrà a fare il segretario federale dopo di me, perché è anche una responsabilità della Madonna e io ogni tanto lo sento il peso sulle spalle e ogni tanto non so se ce la faccio e ogni tanto non so se faccio tutto quello che dovrei e potrei fare. E quindi mi auguro che voi siate pronti il prima possibile, perché qua c'è la gente che libererà la Padania, che libererà il Salento, che libererà la Sardegna, che libererà la Sicilia, che libererà l'Europa, che non è quella dei banchieri, dei finanzieri, delle multinazionali. Io voglio l'Europa coi calli sulle mani per il lavoro, e se non ci sarà questa Europa, facciamo da soli che facciamo meglio. Non abbiamo bisogno di altri, non abbiamo bisogno di niente, di nessuno. Io vi ringrazio di cuore. Chiedo però che da qui alla prossima Pontida, su questo prato, oggi, prima di andare a casa, prima magari di fare due passi in uno dei gazebo che trovate, se vi sono rimasti 2 euro in tasca, ad esempio, ve li chiedo per quel piccolo grande strumento di controinformazione, di resistenza culturale che è Radio Padania Libera, che ha bisogno di voi e del vostro contributo. Chiedo a voi militanti, perché l'anno prossimo dovremo raddoppiarlo, questo prato, perché già quest'anno non ci stavamo bimbi. Ecco, magari vi siete un po' rotti le palle per mezz'ora, però se avete il telefonino, perché non si dice palle, ha ragione, vi siete un po' annoiati in questa mezz'ora, giustamente ripreso, però siccome ormai il telefonino garantisce anche a Quatran, voi avete una fortuna che quelle 50.000 persone lì non hanno, che voi potete fare una foto a qualcuno che oggi, questa domenica 21 giugno 2015, anche con la sola presenza fisica, contribuisce a scrivere e a cambiare la storia. Perché senza retoriche, senza enfasi, qua con oggi si cambia la storia. Voi oggi cominciate a cambiare la storia e saremo sempre di più da nord a sud. Io vi chiedo di prendere il numero di telefono di chi c'è di fianco a voi, perché mi piacerebbe che oggi, riprendendo la macchina, riprendendo la moto o riprendendo il pullman che macinerà migliaia di chilometri, voi oggi lasciate questo prato, se siete militanti, se siete segretari o membri dei direttivi, con il numero di telefono di un altro militante, di un altro segretario di sezione, di una nazione diversa, per un gemellaggio fra una sezione della Lombardia e una sezione delle Marche, fra una sezione del Veneto e una sezione del Piemonte, fra fratelli della Liguria e fratelli della Sicilia. Dobbiamo andare via di qua con un patto di sangue, con un patto di cuore,
noi fino a che non vinciamo e non liberiamo questa Italia e queste Italie, noi non molleremo mai. Viva la Lega, viva Pontida e grazie a tutti voi perché siamo straordinari. Viva Bossi, viva Maroni e viva tutti i militanti della piccola grande Lega. Grazie a tutti. Salutiamo il capitano Matteo!